Io credo che questa fiera sia partita col piede giusto, sia una fiera che possa rappresentare bene il sistema italiano, una fiera che finalmente parla una lingua sola, non ci sono più suddivisioni tra anime della fiera, è una fiera unica. Se deve essere la fiera del Made in Italy, non può essere che una fiera dell'eccellenza. Ha un costo, è un investimento importante e qui devo dire grazie in particolare al governo, all'ICE e al tavolo della moda, perché crede e ha sempre creduto che la formula di Milano Unica fosse la formula giusta per rappresentare il nostro mondo. Oggi abbiamo una fiera dove abbiamo cercato di dare nuovi modi di lettura della creatività, abbiamo un nuovo format dell'area tendenza, abbiamo collaborazione anche qui grazie con Camera della Moda, abbiamo creato questo onboard che trovo forse la vera sintesi di quello che può essere il nostro mondo. Noi siamo l'unico paese con una filiera completa, questo non dobbiamo dimenticarcelo, questo è il nostro grande vantaggio competitivo. Produrre in Italia è diventato troppo complicato. Milano Unica in questo senso continuerà a investire sui giovani talenti, sui giovani designer. Dobbiamo dare la possibilità a giovani imprenditori di fare impresa. Se mi permettete, la parte più difficile è stata convincere voi imprenditori. Noi abbiamo un grande vantaggio, abbiamo un brand, terzo brand più importante al mondo, Fabric Made in Italy. È un vantaggio competitivo incredibile. Dovremo fare una scelta coraggiosa. Io invito tutti quanti a fare una scelta comunque di gruppo. Veniamo assieme, possiamo decidere di rimanere a settembre, possiamo pensare di andare a luglio, ma se andiamo tutti insieme sicuramente vinceremo. Si prende delle decisioni importanti, quella di essere già solo venuti qui a Rho è stata molto contrastata, ma queste sono decisioni da prendere. Le date, uguale. Io sono qui, oltre che come presidente di SMI, sono qui anche come fruitore della fiera, sono un vostro cliente. La mia azienda a fine luglio ha finito gli acquisti, viene a fare questa fiera e eventualmente con un vision, quindi non vado più, per andare a pescare poche cose. Per cui fondamentalmente anche questo pensateci quando dovrete poi decidere sulle prossime date. Detto questo, i dati generali 2015, ovviamente finali, ma anche 2016, non sono negativi. Noi abbiamo fondamentalmente un 1,5-2% di crescita anche quest'anno, dovuto da un 2% sul valle e 1% sul monte, per cui ecco, questo anche un po' per contrastare quello che è stato detto in questi giorni, che la manifattura e l'Italia ha dei valori negativi. Gli unici dati negativi sono ancora le aziende che diminuiscono e soprattutto i posti di lavoro. Sta prendendo finalmente forma questa regia corale di un sistema della moda tutti insieme. Ci può fare un commento e capire quali saranno le novità magari che saranno svelate dal 2017 almeno in parte? Ma noi stiamo cercando finalmente, faticosamente, di fare sistema, non per dirlo ma davvero, nel senso che è un po' uno slogan, però poi alla fine mettere insieme storie diverse, esigenze diverse, diciamo spesso la difesa dell'interesse particolare, legittimo, prevale sulla messa a sistema delle risorse e soprattutto anche un po' la conservazione. Implementare dei cambiamenti spesso incontra delle difficoltà perché si dice perché dovremmo fare in questo modo. La risposta è che dobbiamo fare in questo modo perché il modo attuale non va tanto bene. Noi abbiamo un sistema, soprattutto appunto quello della moda, ma in genere quello della nostra produzione, in particolare quello della moda e dell'eleganza, che non ha da invidiare niente a nessuno. Forse neanche gli operatori se ne rendono conto di quanto siamo più forti degli altri, e se non abbiamo i risultati che corrispondono alle nostre potenzialità, io credo è perché qualcosa non è andata per il verso giusto, e questo qualcosa io penso che sia appunto l'idea di presentarci al mondo con tutta la nostra potenza di fuoco e non con piccoli fuochi artificiali, e quindi si sperdono nel mare magnum degli eventi globali. Se l'Italia ha la forza di unirsi, comprendendo che questo non significa rinunciare alla propria individualità, ma significa fare squadra, poi nella squadra ognuno ha il suo ruolo e i ruoli sono naturalmente diversi, anzi devono essere diversi, io penso che perdiamo una grande opportunità. Dal 2017 quindi si potrà vedere questo progetto di una settimana della moda che svelerà tutte le varie fiere del settore a monte e a valle della filiera.
Questo lo vedremo, diciamo che noi in questo momento stiamo lavorando. La notizia è che esiste un tavolo della moda, esiste quindi un foro ufficiale che si riunisce mensilmente a Roma sotto la mia presidenza, intorno al quale ci sono tutti, ci sono le fiere, ci sono le associazioni di categoria, ci sono anche gli assessori del comune di Firenze e del comune di Milano dalle attività produttive, e quindi ci parliamo. Quindi già il fatto di avere un canale aperto, che è un canale che resta aperto, quindi che funziona continuativamente, e quindi le esigenze di ciascuno vengono condivise, questo è già un primo passo verso la soluzione. Stiamo cercando naturalmente di massimizzare l'efficacia di questo strumento, e quindi cerchiamo di fare, come stiamo facendo in tutti gli altri settori produttivi, di creare dei campioni nazionali in grado di competere globalmente e di cessare la nostra tradizionale concorrenza domestica, quella tra i campanili, che risale all'età dei comuni, quindi fa parte del nostro DNA. Però diciamo l'età dei comuni possiamo finalmente lasciarcela alle spalle e ricordarci che oggi o l'Italia gioca tutta insieme o perde. Sarà presente anche all'apertura di questa settimana della moda donna? Certo, sì, assolutamente sì, il 21 di settembre. Abbiamo pensato a un certo format, l'abbiamo avviato per 2 anni di buoni successi a Vicenza, e abbiamo pensato, parlando proprio con i presidenti, abbiamo pensato che la cosa più intelligente era portarlo in questa che è la culla di quella parte di filiera che poi rende l'Italia così speciale. Ci sono dei numeri che ci dicono che circa il 38% della produzione dei componenti del fashion luxury vengono prodotti in Veneto, e quindi grazie di questa meravigliosa partnership a Milano Unica che qui arrivi e possibilmente cresca. Vicenza Oro è un successo, è un altro successo, 120 nazioni, l'Italia migliore possibile, Ivan Scalfarotto ci ha onorato della sua presenza nell'opening, abbiamo in mente tante cose, tra cui questa possibile, potenziale integrazione con la fiera di Rimini, che darà o darebbe luogo comunque alla più importante organizzazione fieristica italiana, dove prevalentemente si racconta la migliore e si sostiene la migliore Italia. Mi può fare un breve commento su cosa significa per Origin Passion and Beliefs il trasferimento a Milano? Beh, rappresenta una scelta naturale sulla quale non abbiamo avuto nessuna difficoltà come Vicenza ad affrontarla, perché Origin Passion Beliefs rappresenta il mondo dei super fornitori che di fatto sono gli artefici del Made in Italy, e vuol dire in qualche modo aggiungere un pezzo di una filiera importante come la produzione a chi invece realizza ad esempio tessuti e filati. Nell'ipotesi di una anticipo delle date di Milano Unica da settembre a luogno, Origin Passion and Beliefs potrebbe continuare a sperimentare il connubio con Milano Unica? Sì, noi l'abbiamo già dichiarato, abbiamo già fatto una verifica, ci siamo portati avanti, abbiamo già fatto una verifica con i nostri clienti e c'è ampia disponibilità a ragionare in questo senso.